Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi propongo tre ricette estive, una vegan, una onnivora e una vegetariana. Spero che questi video vi possano piacere, nel caso in futuro ne farò altri. Ma partiamo con la prima ricetta, il cavallo di battaglia, questo panino con crema di tofu. Allora, prima di tutto ho affettato un pochino di cipolla e l'ho passata un pochino in padella con dell'olio. Ho poi tagliato un panetto di tofu, io questo lo prendo alla Lidl, e poi l'ho fatto insaltare in padella 5-7 minuti, insomma, con la cipolla. Vi consiglio tantissimo questo frullatore, l'ho comprato su Amazon, è della Kenwood. Se volete vi lascio il link in info box diretto per poterlo acquistare. Ho messo la cipolla e il tofu poi all'interno. Ed ho frullato tutto quanto. Ho aggiunto un pochino di latte per renderlo un pochino più cremoso. Potete aggiungere più liquido comunque per renderlo più cremoso di come è venuto a me. Ho poi spalmato sul pane, questo è il pane che fa mia mamma in casa, l'ho tostato. Vi consiglio, per migliorare il gusto del tofu, comunque per darci del sapore, di frullarlo con magari dei pomodori o dei peperoni e viene veramente buonissimo. Ho poi messo un po' di insalata e ho chiuso il panino. Come seconda ricetta, questa quella onnivora, ho scelto di fare un semplice couscous con tonno e peperone e pomodorini. Ho fatto bollire dell'acqua con del sale e poi l'ho messa pian piano in circa 60-70 grammi di couscous. Ho preparato poi da parte i pomodorini, il peperone e il tonno con un pochino di olio. E questo è il piatto, semplice, velocissimo e super colorato. Come terza ricetta ho riciclato queste clip da uno scorso video, però cioè è un'ottima ricetta estiva. È semplicemente farro con pomodorini, rucola e questa mozzarella che l'ho trovata al Lidl a pochi grassi per 100 grammi. Ovviamente è molto più buona quella classica con tanti grassi, però vabbè, questa volta facciamo così. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato delle buone idee. Se le riproponete, fatemelo sapere. Fatemi sapere se avete magari altre idee per piatti estivi, così magari li aggiungo in un prossimo video. Lasciatemi un like se vi è piaciuto, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Thank you.